angelo o demone? Supereroe di una nuova Italia che non indossa il mantello ma un pullover scuro e profeta di una destra thatcheriana? Oppure anticristo, l'incarnazione di un piano fascista del capitale che calpesta i diritti dei lavoratori e sogna una fabbrica caserma? Le auto? E noi vediamo la FIA come è capace di produrre le vetture con o senza fiamme. Il referendum per Mirafiori? Se vince il no con il 51%, la FIA non fa l'investimento in Mirafiori. Sergio Marchionne è diventato un mito e un simbolo. Ogni parola, ogni passo della sua corsa per portare Fiat fuori dalle secche del mercato dell'auto suscita reazioni sorprendenti, spinte a volte fino al parossismo. Lo dimostra il dibattito aperto sulle colonne del Foglio di Giuliano Ferrara, quasi un inno alla rivoluzione marchionnesca. Il manager padrone di due mondi, pullover e piccone, che a Pomigliano fa cadere il muro di Berlino della concertazione. La sua è una scossa esplosiva, una rivoluzione politica, sociale, che avrà ripercussioni ben oltre le relazioni sindacali, l'organizzazione del lavoro e dei diritti. A cambiare saranno struttura e assetto dei poteri in Italia. Alla vigilia di Natale, l'elefantino saluta così la firma dell'accordo per Mirafiori che esclude la FIOM. La rivoluzione marchionnesca è compiuta, le nuove relazioni all'americana fra aziende e lavoratori sono pronte, da Torino inizia una nuova era. Il ragazzo in missione. Ma non c'è solo il Foglio. Tra gli innamorati del manager canadese-svizzero-abruzzese si distingue il ministro del lavoro Sacconi, convinto che i nuovi accordi siglati tra Fiat e sindacati a Pomigliano e Mirafiori segnino la sconfitta delle ideologie prodotte negli anni 70, come il nichilismo che ha portato alla perdita del senso della vita e del senso del lavoro, spiega intervistato dal Corriere. E sul Corriere l'endorsement più esplicito arriva per la penna di Sergio Romano, che dedica l'editoriale di fine anno a Marchionne, italiano scomodo, meglio contro italiano, come Indro Montanelli o Mario Pannunzio. Alla lista degli innamorati si aggiunge anche l'ex commissario europeo Mario Monti, che sempre dal quotidiano di Via Solferino ringrazia un Marchionne rivoluzionario accanto a Maria Stella Gelmini. La riforma dell'università e quella della contrattazione indicano la strada per uscire dalle illusioni alimentate dalla cultura marxista. Perfino il quotidiano della Confindustria, cioè l'associazione dalla quale Marchionne si è dissociato, lo incorona uomo 2010 dell'economia italiana. Motivazioni? Ha riportato l'Italia alla realtà. O si produce come il mondo produce, o l'Italia non avrà più manifattura di auto. Se dovessi togliere la parte italiana dai risultati, la FIA farebbe di più. E Repubblica? Nel quotidiano poco marchionnesco, il più attento alle ragioni del Lingotto è Mario Pirani, che attacca il sindacalismo vetero gruppettaro della FIOM e per Mirafiori auspica una nuova marcia dei 40.000 pro Marchionne. Ma dietro all'angelo si nasconde il demone e quel pullover girocollo ha il colore delle tenebre, delle forze oscure del capitale. Tu per loro sei solo un mostro. Almeno secondo il piccolo clan stretto intorno alla FIOM, che il 28 gennaio ha annunciato 8 ore di sciopero generale contro chi vuole operai schiavi, senza diritti e sotto ricatto. Ha raggiunto 45.000 adesioni l'appello della rivista Micromega, firmato da Margherita Hack, dallo scrittore Andrea Camilleri e da Paolo Flores d'Arcais contro il diktat di Marchionne, l'equivalente funzionale dello squadrismo fascista contro le sedi sindacali. A Torino si mobilitano professori universitari come Marco Rebelli e Gianni Vattimo, mentre Fausto Bertinotti si ritrova accanto all'ex segretario della CGIL Sergio Cofferati nell'associazione Lavoro e Libertà. Amore e odio, rivoluzione e restaurazione. Ma che cosa c'è davvero dietro il pullover scuro di Sergio l'Americano?